Entro il 13 settembre, Edy Power dovrà presentare la manifestazione di interesse per il progetto di ristrutturazione per il quale ha avuto il permesso AIA. Se lo farà, come si vocifera, in modo puro e semplice, si avrà la dimostrazione che non intende attivare alcuna modifica a quel progetto che la stessa azienda più volte ha detto non essere più in linea con i propri programmi. Infatti, alcuni mesi or sono, l'azienda ha presentato agli amministratori e ai sindacati un nuovo progetto in linea con i tempi, che praticamente stravolgeva quello originario per il quale ha ottenuto l'AIA e che le permette di utilizzare almeno 2 anni per eseguirlo. In realtà adesso i nodi dovranno venire al pettine, perché nessuno potrà dire che Edy Power vuole andare avanti su quel progetto oramai obsoleto e che la stessa azienda ha fatto chiaramente capire che non intende più attivare. Adesso il quesito è questo: se il primo progetto non ha più ragione d'essere ed il secondo ha avuto un impatto poco positivo con le forze politiche e con le organizzazioni ambientali, quale sarà il futuro di quell'azienda? Lo abbiamo posto più volte questo quesito un po' a tutte le forze politiche ed abbiamo ricevuto da quelle di maggioranza una sola risposta: Edy Power deve chiudere perché quell'impianto è troppo vicino alla città e contrasta con i principi di espansione urbanistica più volte indicati dai progettisti del piano regolatore. Ed in effetti il primo cittadino è stato fin troppo eloquente: non c'è alcuna possibilità di fare accordi con Edy Power. L'azienda vuole solo prendere tempo e l'interrogativo più stressante per i brindisini è proprio questo: se l'azienda dovesse prendere solo tempo presentando la sua adesione al progetto originario, tenendo in piedi al minimo di produzione l'impianto e rimandando ai prossimi 2 anni qualsiasi soluzione di dismissione e quindi di bonifica della zona, chi potrà impedirglielo? E se poi si dovesse verificare che, come accaduto in tante altre occasioni, l'azienda dovesse chiudere senza effettuare la bonifica del sito, chi glielo impedirà e soprattutto con quali strumenti giuridici? Non stiamo parlando di fantascienza, ma di realtà dietro l'angolo, anche perché oggi Edy Power è già di fatto bloccata nella produzione e gli operai e l'indotto, insomma, è un problema di vitale importanza che la politica locale dovrebbe cominciare a prendere in esame con una certa serietà. Intanto i sindacati cosa propongono? Il commissario Castelli ha avuto qualche mese dietro un impulso propagandistico ed ha ripreso gli incontri del CPEL. Non si ritiene che sarebbe un bell'argomento di discussione capire che fine farà Edy Power e i suoi 160 dipendenti e gli altri 300 dell'indotto? Conferenza di servizi per la vicenda nei locali in via Enrico Fermi, utilizzati in locazione dalla Monteco ed oggetto di una ordinanza sindacale che impone lo sgombero per la mancanza di agibilità. I problemi sono due, uno di carattere urbanistico ed uno di carattere gestionale. Il primo deriva dal fatto che i locali in questione non sarebbero a posto sotto il profilo della concessione edilizia, ma la legge prevede che si possa procedere ad una sanatoria, cosa che appunto è stata messa in piedi proprio nella conferenza dei servizi di oggi, grazie ad una serie di adempimenti che gli uffici comunali hanno messo a punto assieme sia alla proprietà dei locali utilizzati da Monteco, sia grazie alla disponibilità di vincolare dei suoli come inedificabili. In realtà però ciò che sembrava semplice non lo è stato affatto, poiché la firma su questo vincolo non è stata apposta, anche perché colui che doveva firmare si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Momenti di grande confusione anche per la presenza di parecchi sindacalisti che hanno contestato ai rappresentanti degli uffici comunali che quei locali, secondo la concezione edilizia originaria, non avevano la destinazione d'uso per poter essere utilizzati come lo sono stati in questi ultimi anni. Sono volate parole grosse a tal punto che i sindacati hanno inteso anche prospettare l'ipotesi di non rientrare al lavoro se la situazione non sarà chiarita. Alla fine si è deciso di concedere una proroga dell'ordinanza fino al 30 di settembre, ma si è fissata la conferenza decisoria per martedì 10 settembre per cercare di sanare una vicenda che sicuramente è molto complessa. Intanto i sindacati annunciano una loro presa d'atto ufficiale. Ricordiamo che il 15 di ottobre scade la mini gara messa in piedi l'anno scorso e che fu vinta da Monteco. In ogni caso è oramai indiscutibile che fino ad ora Monteco ha operato in locali che non erano provvisti di permessi di agibilità, come conferma Piero Gioia, che oggi ha consegnato a tutti i consiglieri e agli assessori comunali una corposa nota, compresi i suoi quesiti sulla TARES, al fine della conoscenza diretta della situazione da parte di tutti gli amministratori. Guarda, in questo momento gli assessori sindacali stanno preparando un documento su quello che è avvenuto oggi al Comune.
Riteniamo che l'iniziativa presa dal Comune era legittima, e soprattutto perché molte volte avevamo denunciato noi lo stato di inagibilità dei capannoni. Il fatto che ci siamo trovati in questa conferenza dei servizi con i proprietari dei capannoni, addirittura uno dei proprietari che era presente si è rifiutato di firmare il documento che chiedevano il Comune e l'ASI, e quindi per attivare un percorso condiviso almeno di ripristino delle condizioni iniziali di quei capannoni, di fatto diciamo conferma ancora una volta che qualcosa in quei capannoni è successo e che sono state apportate a quei capannoni delle opere sicuramente non autorizzate e che di fatto non garantivano neanche la sicurezza dei lavoratori né delle operazioni né di entrata dei mezzi e tutto il resto. Quindi noi stiamo preparando un documento che inviaremo al sindaco, perché sicuramente, nonostante la proroga concessa che di fatto dà una mano a Montego, mascherata sotto esigenze tecniche per poter operare in questo mese e vedere come poter intervenire, di fatto noi ora chiederemo che gli enti preposti garantiscano la sicurezza dei lavoratori che operano all'interno di quel capannone, soprattutto dal punto di vista appunto dei gas di scarico, di quello che possono respirare, di quelle che sono le operazioni entrate in uscita dei mezzi, dei servizi igienici e tutto il resto. Adesso noi butteremo i piedi su quelle che devono essere soprattutto le tutele delle maestranze. Dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardo alla decisione dei commercianti brindisini del centro, che in occasione della festa patronale hanno scelto di far restare chiuse le proprie attività oltre il normale orario di apertura, arriva la risposta e la posizione di Confesercenti, che spiega come la colpa sia da attribuire ad entrambe le parti, ovvero ai commercianti che non hanno saputo cogliere l'opportunità offerta e all'amministrazione comunale che davanti ad un'idea organizzativa presentata dall'associazione a luglio ha alzato un muro, poi abbattuto a fine agosto con l'invito declinato dai commercianti da parte dell'assessore Iaia a tenere aperti i propri locali. Diciamo che i commercianti hanno mancato un'occasione, che era quella di avviare un percorso di rinnovamento ulteriore di quella che è una festa che già ha fatto un passo nettamente avanti rispetto al passato. Una scelta che però non è frutto della mancanza di voglia di partecipazione all'evento o della mancanza della voglia di contribuire all'immagine della città. Questa è una cosa importante da dire. Noi abbiamo avuto come associazione di categoria, insieme con le altre associazioni, inclusi i consumatori, un unico incontro con l'amministrazione comunale alla fine di luglio, e in quell'incontro ci fu spiegato chiaramente che la festa non si sarebbe svolta più sui corsi, ma si sarebbe svolta sul lungomare Regina Margherita, anche in virtù del fatto che erano stati completati i lavori. In quella occasione io personalmente proposi all'amministrazione, ai dirigenti dell'amministrazione, di garantire comunque il coinvolgimento dei commercianti del corso attraverso l'autorizzazione ai bar e ai ristoranti di ampliare gli spazi pubblici utilizzati con i tavolini e le sedie, e allo stesso tempo la possibilità di rimanere aperti con i negozi fino a mezzanotte per organizzare anche degli eventi collaterali alla festa di animazione del centro storico, perché volevamo essere protagonisti e volevamo dare il nostro contributo alla città. In quell'occasione, con oltre un mese di anticipo rispetto ai festeggiamenti, che pure non erano tanti come preavviso, ci fu detto chiaramente da alcuni dirigenti del Comune di Brindisi che non era possibile, per motivi di sicurezza, che non era possibile per una scelta precisa dell'amministrazione che voleva dare un'immagine di ordine e di pulizia sui corsi, che non era possibile perché si era deciso che la festa era sul lungomare Regina Margherita. Questa fu la posizione chiara, netta e definitiva dell'amministrazione. Io ho apprezzato moltissimo l'assessore Iaia, che il 27 di agosto ha cambiato idea e ha lanciato questa proposta di apertura dei negozi. Ero talmente contento che l'ho condivisa, e abbiamo come Confesercenti inviato immediatamente una circolare alle attività commerciali per cercare di convincerle. Però c'è anche da dire che non c'è stata la possibilità, per una questione di tempi, di avviare nessun tipo di dibattito, di spiegare nel dettaglio
dettaglio qual era l'iniziativa, di condividere con i commercianti, che come molti cittadini erano all'oscuro dei dettagli della festa, quali erano poi le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei festeggiamenti. E comunque non c'è stata la possibilità nemmeno di contattare le grandi aziende, dal gruppo Max Mara al gruppo Miroglio, al Limoni, che sono aziende che hanno sedi esterne rispetto alla nostra provincia o direzioni fuori dalla nostra provincia e che in qualche modo dovevano con noi condividere questo percorso. Quindi non è colpa dei commercianti la mancata apertura, la responsabilità dei commercianti è magari quella di non aver capito che c'era la possibilità comunque di inserirsi, come ci inseriremo l'anno prossimo, in un discorso di rinnovamento e di rilancio della nostra immagine. La nostra piena adesione c'è stata nei tempi giusti ed opportuni, e a quella adesione, a quella apertura di disponibilità ci fu spiegato che non era tecnicamente possibile. E si sono conclusi ufficialmente ieri i festeggiamenti in onore dei santi patroni. Presso la Basilica Cattedrale si è tenuta la Santa Messa in onore di San Lorenzo da Brindisi, cui è seguita, come di consueto, la processione con il simulacro e le reliquie di San Lorenzo dal Duomo al Santuario Santa Maria degli Angeli. Come da tradizione, poi è stata prelevata la statua equestre di San Teodoro e la processione è proseguita per Corso Umberto, via San Lorenzo da Brindisi e Largo Angioli. Dopo la benedizione alla cittadinanza, il corteo con la statua equestre di San Teodoro ha attraversato via Ferrante Fornari fino a raggiungere via Duomo e quindi Piazza Duomo. E ultimo appuntamento anche con le iniziative inserite nel programma civile dei festeggiamenti in onore dei due santi patroni, in serata presso la scalinata virgiliana con Tradizioni con Raffaele Casarano Special Jazz Trio, un evento organizzato con la sponsorizzazione del Rotary Club di Brindisi Appia Antica. L'artista salentino, accompagnato da William Greco e Alessia Tondo, ha presentato il suo nuovo progetto musicale incentrato sulla ricerca dei canti di tradizione, un originale viaggio tra jazz e canzoni popolari salentine attraverso una voce, un pianoforte e un sax. È stato rinviato al mese di dicembre a causa di problemi di salute dell'organizzatore dell'evento il premio La Vela Latina, inizialmente in programma il 14 settembre all'interno del nuovo Teatro Verdi nell'ambito delle iniziative previste nel calendario di spettacoli estivi allestito dall'amministrazione comunale di Brindisi. A renderlo noto è la Fondazione Nuovo Teatro Verdi attraverso un comunicato stampa. Mancano solo pochi giorni alla riapertura delle scuole e come di consueto per tante famiglie brindisine ricomincia la oramai consolidata caccia ai libri di testo a prezzi più economici. Ed ecco che alla vigilia del suono della campanella torna in questi giorni il mercatino del libro usato organizzato dall'Unione degli Studenti di Brindisi. Il tutto per aiutare le famiglie brindisine con a carico uno o anche più figli in età scolare a fronteggiare le ingenti spese che gravano sulle loro spalle. Gli studenti potranno così acquistare i libri di testo per il prossimo anno scolastico al 50% e venderli ricavando il 70% del guadagno. Il tutto presso la sede di via Portalecce 80 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Inoltre da quest'anno il servizio offre anche la possibilità di trovare i libri di cui si ha bisogno consultando un archivio online sul sito www.libriudsbr.tk.
Anche quest'anno torna il mercatino del libro usato organizzato dall'Unione degli Studenti di Brindisi, quest'opera di mutualismo per fronteggiare il problema del caro libri che grava sulle spalle di tutte le famiglie italiane, principalmente nella nostra città. E ci trovate in via Porta Lecce 80 nella sede di Brindisi Bene Comune dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. E potete comprare libri di testo per il prossimo anno scolastico al 50% e venderli ricavando il 35% del venduto. Presentazione al Lido di Venezia nell'ambito della 70ª Mostra Internazionale del Cinema presso lo stand della Lucana Film Commission del nuovo clip musicale della brindisina Alessandra Zuccaro intitolato Dentro di me. È realizzato grazie alla collaborazione di Franco Zuccaro, Antonio Bruno e Franco Sgura. La regia del lavoro è stata affidata al lucano Giuseppe Marco Albano. La giovane brindisina sarà presente alla proiezione in rappresentanza della sua città natale.